siamo arrivati alla 12ª edizione del Giro dei Tre Colli. Quest'anno siamo arrivati con circa 150 competitivi, più di 50 camminatori, poi tutti i ragazzi che hanno partecipato alle gare giovanili, quindi dai, siamo soddisfatti di questi numeri. Ragazzi e bambini anche? Sì, ragazzi e bambini da 0 a 17 anni, divisi per fasce d'età, hanno corso per i loro percorsi. Da 250 metri, 500 fino a 2 km e 5 km per gli allievi. È tanta la soddisfazione anche nel vedere partecipare diversi team da vari comuni. Sì, abbiamo la partecipazione di diversi team dei comuni della provincia, ma anche fuori provincia, fuori regione, quindi sì, dai, siamo soddisfatti di questa partecipazione amplificata rispetto al territorio qui nei nostri dintorni. Beh, devo dire un'organizzazione eccellente e tante collaborazioni importanti. Sì, dai, l'organizzazione è faticosa perché dai, partiamo da diversi mesi prima, però abbiamo l'appoggio di tante associazioni del territorio, a cominciare dall'amministrazione comunale e la polizia locale che ci dà un gran supporto, poi abbiamo i carabinieri in congedo, le guardie ambientali, l'Avis che ci aiuta sia per le premiazioni che durante lungo il percorso, poi abbiamo la Proloco di Sulungarina che ci aiuta con il pasta party e poi tutti i nostri associati che ci danno una mano. Ecco, a tale proposito ci sono i punti di ristoro dove tutti i partecipanti, quelli insomma che hanno partecipato a livello agonistico e non, possono rifocillarsi. Sì, abbiamo due punti di ristoro lungo il percorso che trovano gli atleti, poi abbiamo il ristoro all'arrivo con tutti i dolci, i salati e le bevande, più il pasta party organizzato da Proloco di Sulungarina. Andrea Barcelli, che è una foglia di successo, un braccio al cielo. Il primo classificato, siamo proprio con Andrea, tu di quale team fai parte? Castel San Pietro, una squadra di Bologna. Allora, da quanti anni ti alleni? Beh, ormai sono quasi 15 anni. Com'è stato questo percorso? Bello, bello impegnativo come tutti gli anni, però è molto bello, proprio perché è impegnativo, ecco. Qual è il tempo con cui ti sei classificato? 43-20 secondi, 15 secondi mi pare. Ti aspettavi il podio? No, fino all'ultimo non lo sai mai, poi dopo quando sei agli ultimi passaggi, gli ultimi chilometri, diciamo, ti rendi conto di essere primo, ecco. La numero uno delle quote rosa che insomma porta alta la bandiera di tutte le donne che hanno partecipato, com'è stato questo percorso? Il percorso è stato impegnativo ma molto bello e so che qua nel Pesarese a Calcinelli c'è sempre un percorso che allena, è allenante. E nonostante ieri ho gareggiato, ho detto bisogna farla anche oggi ed è stata una bellissima vittoria. Viene premiata la tenacia oltre che il tuo impegno. Di quale team fai parte? Sono parte del team Dinamo di Rimini, Bellaria e Egea Marina, e oggi penso di essere l'unica perché ci sono altre gare in regione. Da quanto tempo corri? Ero una bambina, sono quasi 30 anni che corro. Che bello, a chi dedichiamo questa vittoria? Alla mia famiglia, perché i miei sacrifici comunque comportano anche a loro delle modifiche nella giornata, nella vita quotidiana. Grazie.